I segreti sono segreti, non li conosciamo, eppure dei 10 segreti di Medjugorje si sa già qualcosa sul terzo segreto. Sì, e sarà un segno. Apparirà all'improvviso sulla collina delle apparizioni sul Podbrodo un segno bellissimo e si capirà che non arriva dalla mano dell'uomo. Si potrà filmare, fotografare, toccare, sarà permanente, rimarrà lì e finalmente, dico finalmente, tutti lo vedranno. Perché questo? Perché in questi anni di apparizioni a Medjugorje, anche di pellegrinaggi, tantissimi pellegrini, tantissime persone hanno ricevuto dei segni, per lo più di natura personale, no? Un po' ricorrenti, il sole che gira, nella foto si vede qualcosa di particolare e magari era proprio la risposta che stavano cercando e che li ha spinti proprio a partire. Però non tutti lo hanno ricevuto, mentre invece questo segno sarà per tutti e la Madonna ha detto che sarà la prova che lei è veramente apparsa a Medjugorje in tutti questi anni. Tante volte siamo saliti, tantissime volte anche proprio insieme, nel luogo della prima apparizione a Medjugorje, nel luogo della collina, no? Il Podbro, e lì c'è una statua. C'è una grande statua bianca, e c'è un grande luogo dove ci si può fermare in preghiera. E tutte le volte, ve lo assicuro, io ho sempre immaginato, sapendo che i veggenti ci hanno detto che quello sarà il luogo del terzo segreto, io tutte le volte ho voluto giocare di fantasia e mi sono immaginato che segno poteva essere. Una sorgente d'acqua, a volte mi sono chiesto personalmente, no? Chissà, sarà una sorgente d'acqua, forse perché ho l'immaginario Lourdes, no? Immaginiamo la sorgente di Lourdes. Oppure, siccome potrà essere un segno naturale, mi immagino come una sorta di colonna di luce, di fuoco, chissà. Insomma, quello si può immaginare. Tra l'altro sono curioso, tu che ci stai seguendo e che magari sei stato già a Medjugorje, quale sarà? Per te, quale potrà essere per te questo segno? Scrivilo nei commenti, sono curioso di leggerlo. Ma al di là delle nostre supposizioni, delle nostre fantasie, e ci possono anche far bene, perché a volte anche l'utilità proprio anche dei segreti, dei segni, è anche proprio quella di tenerci allerta, vigilanti, no? Motivarci, accelerare, no? La nostra anche vita di fede. Ebbene, quello che penso sia importante è che nei luoghi di pellegrinaggio, ma nella nostra vita di fede, abbiamo bisogno di segni. Mi dispiace, ma abbiamo bisogno di concretezza. Siamo tutti dei Tommaso, no? Che sì, hanno bisogno, no, comunque di vedere per credere. E allora hai accennato bene il sole, e altri segni di figure celestiali nelle nuvole, va bene, possono essere illusione oppure possono essere segni veri, non posso essere io o tu, non possiamo noi giudicare che sia così, ma la cosa bella è che ogni pellegrinaggio lascia un segno. Poi quando avverranno i segreti ci sarà pure questo segno grandioso e lì sarà per tutti, l'hai detto bene, ma anche questi altri piccoli segni. Quante volte, vero Annalisa, nei pellegrinaggi a Medjugorje abbiamo visto persone piangere a dirotto dopo una confessione, che magari non sentivano più questo perdono, il perdono di Dio, il perdono dei fratelli, il perdono a se stessi da tantissimi anni. Quante volte comunioni rifatte come la prima volta, come una prima comunione, persone che anche lì hanno pianto a dirotto dopo una santa messa, hanno pregato con il cuore il Santo Rosario, sono rimaste ore e ore in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Ecco, quelli già erano segni, ma la Madonna ci darà di più, ci darà ancora un segno però, maggiore. Però, c'è un però, perché la Madonna ha detto questo: cari figli, non aspettate il segno per convertirvi, perché allora sarà troppo tardi. Molti verranno, saliranno la collina, vedranno questo segno, si inginocchieranno dinanzi, ma nel loro cuore continueranno a non credere. Io questa cosa non l'ho mai capita, te lo dico, lo sanno tutti i pellegrini che ho accompagnato. Io mi chiedo come sia possibile
tutto ciò, cioè vedere e comunque allo stesso tempo provare a pensare che sia qualcosa di non vero, no? E continuare a non credere anche di fronte all'inevitabile. Tu dici, è vero, siamo tutti San Tommaso, eppure la Madonna dice questo. E io credo che lei voglia dirci che dobbiamo veramente lavorare alla nostra conversione tutti i giorni, costantemente, e poi ci dirà esattamente come farlo. E per fare in modo che comunque questo segno che arriverà sia stupore, sia gioia, sia sicuramente per chi crede una grande conferma. E io mi auguro con tutto il cuore che alle persone che sono lontane possa dare magari non la conversione, ma possa indicare la strada, quella giusta. Ecco, io spero che il segno abbia questo effetto. Sì, perché in effetti aspettiamo il segno, vogliamo i segni, ma c'è anche il rischio di un fanatismo, c'è anche il rischio appunto di vivere una fede solo di segni. E allora quella è una fede inoperosa, una fede sterile, una fede che non porta a niente, porta solo all'entusiasmo, ma superficiale, porta a una mediocrità che non è di certo quello che vuole la Madonna. No. Deve essere un equilibrio, deve essere un vissuto e poi una testimonianza vera. E un aiuto. Esatto.